eccoci qui con la nostra guida Leonardo per darvi una piccola anticipazione della gita al laghetto di Crezzo. Allora Leonardo, dove ci porterai esattamente questa volta? Allora, come si vede dall'immagine, siamo nel triangolo lariano, nella zona d'est, nel comune di Valbrona, che è forse più famoso perché è chiuso nel suo versante meridionale dai Corni di Canzo. Noi però, eccoli là i corni sullo sfondo, noi però facciamo un itinerario molto tranquillo, familiare, attraversiamo boschi, prati, come questo che è quello dell'Alpe di Monte, piccoli insediamenti rurali e anche un piccolo stagno. Quindi eccolo qua, il laghetto di Crezzo. Un itinerario tranquillo, ma veramente molto carino. Benissimo, so che in questa gita vedremo anche i massi erratici, puoi dirci cosa sono? Sì, allora, la questione dei massi erratici è ormai un tormentone delle mie gite per chi mi segue da tempo. La spiegazione la darò durante la gita, qui c'è la foto di uno dei più belli, secondo me, nel triangolo lariano. Diciamo che nella loro storia c'entrano i ghiacciai, c'entra la Valtellina e tutto il resto durante la gita, insomma. Benissimo, allora lo scopriremo poi. Ma dici, c'è qualcosa d'altro che ti piace particolarmente di questa gita? Sì, io direi che l'Alpe di Monte è un insediamento veramente unico. Ecco qua una foto, è una corte con una pavimentazione in grossi massi di pietra. Di fianco c'è quel prato che abbiamo visto prima, ecco lì a sinistra l'abbeveratoio e sotto un lavatoio a livello terra. Quindi già questo insieme alle due nevere vale la pena. In più da qua attraversiamo un bosco verso una faggeta e nel passaggio dal bosco misto alla faggeta molto spesso c'è un gioco di luce che ha sempre affascinato tutti coloro che hanno partecipato a queste gite. Benissimo, allora mi sembra una gita davvero interessante, anche adatta a tutti, quindi invitiamo tutti a partecipare. Sì, assolutamente sì, questa l'ho già ripetuta più volte ma non mi stanco mai.